amici carissimi, un caro saluto a tutti voi. Dopo la parabola del seme dei terreni ci siamo incontrati la settimana scorsa con tre parabole: la parabola della zizzania, del granello di senapa e del lievito. Questa domenica ci vengono presentate altre tre parabole, e così in tutto sono sette parabole. Anche qui, in queste tre parabole, troviamo, come dire, tre mestieri diversi, quindi tre modi diversi, tre professioni diverse, perché troviamo la parabola di un contadino che trova per caso un tesoro nel campo in cui lavorava e che non apparteneva a lui. La parabola di un ricco mercante che è in ricerca di una perla rara e assai preziosa, e la parabola dei pescatori che gettano in acqua una rete e la rete raccoglie ogni genere di pesci. Così, con quest'ultima parabola, Gesù è come se richiamasse, in un certo senso, la parabola della zizzania. Nel campo di Dio, nella Chiesa, nell'umanità, ci siamo tutti, con i nostri colori, le nostre sfumature, le nostre identità e le nostre personalità. Dunque, tre mestieri: il mestiere del contadino, del mercante o proprietario di empori, di negozi, di gioielleria, di gioielli, e i pescatori. Vediamo un attimo cosa hanno in comune e da in che cosa si differenziano queste parabole. Le prime due sono chiamate parabole gemelle perché sono rette dagli stessi verbi, e i verbi sono trovare, andare, vendere, comprare. Il contadino, difatti, trova un tesoro nascosto in un campo non suo, ed è un contadino onesto questo, è un colpo di fortuna. Allora non c'erano banche, non c'erano cassette di sicurezza, per cui i propri beni, monete o gioielli, si mettevano in una cassetta di legno e si nascondevano sottoterra, a casa stesso, sottoterra di una stanza. Poi magari un terremoto, una guerra, un incendio distruggeva tutto e qualcuno fortunato poteva trovare questo tesoro. Bene, questo contadino molto onesto trova per caso questo tesoro e allora va pieno di gioia, vende tutto quello che ha, compra quel terreno e così entra in possesso del tesoro. A confronto del tesoro trovato, quello che lui ha venduto è assai poco, quasi irrilevante. Gli stessi verbi reggono la parabola del mercante o proprietario di empori, solo che nel caso del contadino si tratta di un ritrovamento fortuito, nel caso del mercante è invece intenzionale, perché questo mercante, pur avendo tante ricchezze e possedendo tanti gioielli, è in cerca di una perla rara e assai preziosa. Ma quando la trova, anche lui va, vende tutto quello che ha, e ha proprio tanto, e va a comprare quella perla preziosa, ed è pieno di gioia. Anche questo è un mercante molto onesto, è un cercatore di perle preziose.
così nella vita può accadere che ci troviamo a vivere la fede perché l'abbiamo ereditata dai nostri padri, o nel caso del mercante dobbiamo essere cercatori di fede, ma in fondo ognuno di noi è un cercatore a vita, del senso della vita, della pienezza di felicità, è un cercatore a vita della verità e di Dio. Ecco. E bisogna non avere paura, è un affare. Chi incontra Dio, chi incontra la verità dell'amore, fa un vero affare quando vende tutto per acquistare quella rarità. Non c'è perdita. Con Dio abbiamo sempre da guadagnare. E questa perla preziosa ci aspetta, forse dietro l'angolo, ma è per tutti noi. Perché accontentarci di poca gioia quando possiamo essere nella pienezza della gioia? E infine l'ultima parabola, quella dei pescatori. Prendono una rete, la gettano in acqua e poi la tirano su piena di pesci. E sono pesci buoni, pesci cattivi, pesci che gustosi e pesci invece un po' velenosi, pesci che potrebbero rovinarti. A volte si tratta di pesci troppo piccoli e quindi vanno ributtati in acqua. Chiediamo al Signore di non buttarci in acqua, di tenerci fra le sue mani, anche se siamo piccoli pesci, anche se siamo forse inutili, non possiamo soddisfare la fame di Dio e la fame degli altri, ma che il Signore ci tenga fra le mani. Non lo gettare, questo piccolo pesce che sono io e che tu, Signore, hai fra le mani. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Arrivederci. Thank you.